Questi 52.000 vasi di ceramica contengono il kurozu, un aceto nero giapponese che si può produrre solo in questa parte del mondo. Per l'invecchiamento di un lotto possono essere necessari fino a 5 anni, e maestri acetai come Kenji Tachiwada ne monitorano la qualità attraverso il gusto, il suono e l'olfatto. この残りはですね、子供のですね、子供を育てるような気持ちで、やっぱり仕込んだ時がまだ赤ちゃんで、今度収穫する時はもう成人立派な成人になって世の中に送り出すという。 Una bottiglia può costare almeno il doppio del prezzo di un normale aceto di riso prodotto in serie. Gli chef di tutto il paese lo usano per il suo gusto vellutato e morbido. Sakamoto Kurozu è uno degli 8 acetifici di Fukuyama, a sud del Giappone, dove usano ancora un metodo di fermentazione antico 200 anni. Ma aumentare la produzione è quasi impossibile, perché è difficile trovare più terreni per posizionare i vasi. Andiamo a Fukuyama, in Giappone, per vedere come questo antico metodo di produzione dell'aceto nero è ancora in piedi. Kenji inizia la giornata lavorativa presso lo stabilimento di Sakamoto Kurozu alle 8 del mattino. Lavora qui da 40 anni. Il riso integrale è uno dei soli 3 ingredienti del kurozu. I lavoratori lo raccolgono dai campi limitrofi. Fanno cuocere il riso a vapore e lo mescolano con un fungo che servirà anche per fare il sake e la salsa di soia. Si chiama koji ed è il primo ingrediente che va nel vaso. Kenji aggiunge poi del semplice riso integrale al vapore. Rende l'aceto meno pungente e acido. Poi riempie il vaso con circa 34 litri di acqua dolce proveniente da una sorgente naturale. Un ultimo strato di koji va distribuito a coprire. Questo si trasformerà in uno spesso strato di muffa che protegge l'aceto da altri microbi che possono attaccare la miscela. I maestri acetai di solito riempiono i vasi in primavera e in autunno, quando ci sono le temperature giuste. Questa regione specifica ha il clima perfetto per produrre il kurozu perché fa relativamente caldo tutto l'anno. Il calore naturale esterno accelera la fermentazione. In un processo che dura dai 3 ai 6 mesi, il fungo trasforma l'amido di riso in zucchero, quindi in alcol. Man mano che l'aceto invecchia, diventa più scuro e più ricco di gusto. Ci vogliono almeno 3 anni per raggiungere la sua caratteristica tonalità brunastra. Kenji controlla tutti i 52.000 vasi per verificare lo stato dell'invecchiamento. それで判断していきます。 Ogni vaso invecchia al proprio ritmo, ma la maggior parte raggiunge il colore marrone scuro in 3 anni. Kenji ne seleziona alcuni che lascerà fermentare 5 anni, e quelli saranno i più costosi. その蓋を開けるとですね、ほんのりとこう甘く感じます。その後にですね、ブクブクと音がいたします。最初は音がポコッ、ポコッ。
ポコッという音がするんですが、もう少し発酵が進んできますとガーッという激しい音に変わります。L'azienda commercializza l'aceto nelle varie fasi di maturazione. Questi vasi in ceramica svolgono un ruolo essenziale nel processo. Il colore scuro dell'esterno assorbe il calore del sole e la porosità dell'argilla permette al fungo di continuare a fermentare. Sakamoto Kurozu acquista i vasi dalla fabbrica Shinjukan da 200 anni e hanno una durata secolare. L'azienda conserva ancora circa 1000 vasi originali di 2 secoli fa. Ma Kurozu no kame wa nanzen ko mo tsukutteru masu ne. Shinjukan è un vasaio di 15ª generazione che gestisce l'azienda familiare antica 420 anni. Koko no yakimono wa Sakamoto no Kurozu to Edo jidai kara narai tsukiai desu ne. A Fukuyama si produce aceto nero sin dal 1800. All'inizio del XX secolo c'erano circa 24 produttori di Kurozu. Ma molti hanno chiuso durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il governo ha applicato i razionamenti di cibo e ha limitato l'uso del riso per i produttori di aceto. Sakamoto Kurozu è riuscito a sopravvivere sostituendo per un po' le patate dolci al riso. Oggi è una delle sole 8 attività di Kurozu rimaste. È anche una delle più grandi, con 35.000 metri quadrati, le dimensioni di più di 6 campi da football americano. Akihiro Sakamoto è la 6ª generazione a dirigere l'azienda di famiglia. Io sono un figlio di famiglia. Possiede anche un ristorante sul posto, dove i visitatori possono degustare l'aceto. Sakamoto Kurozu no chigai wa tentou de urareteru yasui osu to wa mattaku seihou mo genryou mo chigau node zenzen chigau shouhin to natte orimasu. Maroyaka de koku no aru fumi ga dete imasu. Yunichi Honda ha studiato il modo migliore per utilizzare l'aceto nei suoi piatti. Come il miso e la salsa di soia, l'aceto di riso è uno dei condimenti base utilizzati nella cucina giapponese. Normalmente viene fatto stagionare per 3 mesi e alcuni possono essere pronti in pochi giorni grazie alla tecnologia moderna. Il processo naturale lungo anni conferisce al Kurozu un gusto più delicato e meno acido rispetto al normale aceto di riso. Il maiale in agrodolce del ristorante è il piatto più popolare del menù. 自家製の1年ものの黒酢となっております。主に火を使う料理で使用しております。こちらの黒酢を少し火を入れて使用することによって黒酢の風味、コクが増し、さらに美味しい酢豚に仕上がります。 Una bottiglia da 1000 ml di 黒酢 costa circa $20. È il doppio del prezzo dell'aceto di riso standard prodotto in serie. Più è vecchio e più diventa costoso. Ma Akihiro non è preoccupato per i concorrenti più a buon mercato. Il Ministero giapponese dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca ha certificato il Kurozu con un'indicazione geografica nel 2015. Ciò significa che l'autentico Kurozu può essere prodotto solo qui in questa regione utilizzando queste tecniche, proprio come lo champagne può essere prodotto solo in una determinata regione della Francia. E Akihiro ha chef e clienti da tutto il paese che richiedono il suo aceto tutto l'anno. La compagnia ha ampliato la sua linea inserendo prodotti a base di aceto, come marmellata, salsa ponzu e bevande aromatizzate. E poi, se lo ho fatto, Sakamoto no Kurozu è un ingrediente di cui ho fatto un prodotto di cui. Il Kurozu è richiesto anche per i suoi presunti benefici per la salute come perdita di peso, calo del colesterolo e aumento di energia. Gli studi suggeriscono che chi lo usa regolarmente ne vede i benefici, ma se abbinati ad altre sane abitudini di vita. Non esiste un modo semplice per espandersi. La maggior parte dei terreni a Fukuyama è già occupata e spostare l'attività altrove significherebbe perdere l'indicazione geografica.
L'azienda ha anche bisogno di un'area pianeggiante per collocare i vasi, mentre il terreno qui è collinare e ripido. E non c'è modo di accelerare il processo di fermentazione naturale o di modificare le dimensioni dei vasi. Quindi per ora si limita alla produzione contenuta nei 52.000 contenitori. このビジネスはなくなることはありません。このクローズの製法では今のところライバルはありません。E niente di tutto ciò sarebbe possibile senza mastri acetai veterani come Kenji, che assicurano una qualità di prim'ordine. 私はクローズ作りを長年やってますが、すごくこのやりがいのある仕事なんで、自分の子供たちにもですね、やってほしい、継いでほしいという気持ちはあります。Thank you.